è stato mai fermo in tribuna dalla partita con la Beretti fino all'ultima con gli Under 17, ha preso appunti, ovviamente studiava, anche se da responsabile di settore giovanile della Juve Stabia, il nostro Sabi Mainoff. Ciao Sabi. Ciao Ciro, grazie. Volevo innanzitutto ringraziare te, il grande cameraman senior Novellino, tutti quanti i dirigenti che oggi hanno sposato questa giornata. Siamo qui dalle 10:30, oramai penso che siano le 6, ho perso anche il canale, quindi oltre le 6, quindi da Lucio a Giovanni, a Vincenzo Bonomo, a Alfonso Todisco, volevo fare veramente un grande ringraziamento perché è stata dura. Sabi, possiamo dire che la perfezione era soltanto magari raggiunta con la vittoria della Beretti, però quello della Beretti è comunque un risultato importante, alla luce poi delle vittorie anche degli Under 15 e 17. Ma collegandomi alla domanda, alla prefazione che hai fatto prima, mi sono messo sulla tribuna per fare un attimino un resoconto delle attività. Abbiamo anche, sono due partite che anche la Beretti sta giocando con il modulo del 4-4-2, che tu sai che io prediligo a livello di settore giovanile, e lo dicevo prima a Roberto Amoddio, è un rammarico perché siamo andati calando, cioè secondo me la Beretti è la squadra che ha giocato meglio oggi. Gli Under 15 hanno fatto 20 minuti, fatto bene, gli Under 17 non hanno beccato una giornata così positiva, però sfortunatamente i ragazzi della Beretti sono stati penalizzati da episodi proprio sciocchi, però andiamo avanti bene così. Ovviamente non ti chiedo della classifica perché so cosa mi risponderai, allora ti chiedo, continua il processo di crescita di tutto il gruppo settore giovanile? Ma se penso che abbiamo dimostrato oggi veramente di andare nella giusta direzione, abbiamo affrontato una Cavese con tutti 2000 e un 2001 in campo, noi tutti 2001 e tanti 2002, con il Gubbio penso che non si è visto proprio equilibrio, non ce n'è stato, siamo stati noi che siamo calati fisicamente e abbiamo dato qualche occasione a entrambe le squadre, ma penso che a livello di gioco, a livello di struttura dei ragazzi non c'è stato proprio paragone. Grazie Sabi. Prego, grazie a voi. In un mondo dove i profumi di lusso sono prodotti di massa, venduti in luoghi dove le campagne pubblicitarie cercano di convincere i consumatori di essere unici, anche quando la loro fragranza è indossata da milioni di persone sul pianeta, Mind Parfum Lab crede sia possibile anche un'altra strada. Abbiamo creato un marchio che rifiuta di rifornire negozi di profumi con prodotti fabbricati in serie. La nostra è una collezione di fragranze artigianali fatte a mano. Il profumo emozione, prima allo stato liquido, poi gassoso. Il profumo è ricordo, è il frutto dell'esperienza di chi lo crea. Il profumo è arte. Vieni a trovarci in via Leonardo Murialdo 27 e via 20 settembre 22 a San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Flying Line Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Via Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia.